Ciao a tutti! Oggi prepareremo la Cheesecake Kinder Choco Bombs. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora più 3 ore di riposo in frigo. Gli ingredienti per la base sono biscotti secchi, burro fuso e Nutella. Per la crema, mascarpone, panna fresca per dolci, zucchero a velo e Kinder Choco Bombs. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la base. Mettere nel boccale i biscotti, ed azionare il bimby per 15 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere il burro fuso. E la Nutella. Ed amalgamare per 30 secondi. A velocità 5. Versare il composto in una teglia da 22 cm di diametro rivestita con carta da forno. Posizionare la base in frigo. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale. Posizionare la farfalla sulle lame. Versare la panna che deve essere ben fredda. Noi l'abbiamo messa per 45 minuti in congelatore. E 30 g di zucchero a velo. E la facciamo montare. Senza tempo e senza misurino, a velocità 3,5. La panna è ben montata, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale, con la farfalla inserita, mettere il mascarpone e lo zucchero rimasto. Ed azionare il bimby per 40 secondi a velocità 3. Versare nella ciotola con la panna. Ed amalgamare con la spatola. Abbiamo rimosso la farfalla senza lavare il boccale. Mettere i Choco Bombs. E li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 5. Trasferire nella ciotola con il mascarpone e la panna.
ed amalgamare bene. Trasferire sulla base e livellare bene. Riporre in frigo per almeno 3 ore. Trascorso il tempo, abbiamo ripreso la torta dal frigo, sformare, decorare con i Choco Bombs e servire. Cheesecake Kinder Choco Bombs. Grazie e alla prossima ricetta!